Buona giornata, buon mercoledì 17 febbraio 2021, alle 11 passate da quasi 2 minuti di questa mattina. Allora, ovviamente come di consueto, in America il martedì c'è Impact Wrestling, ricordiamo una delle varie federazioni di punta, anche se Impact, conosciuto ovviamente come X-TNA, ha avuto un passato molto molto glorioso, però non che in questi tempi non lo sia. Però infatti la federazione di Nashville è in ricostruzione, pertanto prima di andare a raccontare i risultati della puntata della notte passata, dobbiamo introdurre nel discorso il nuovo programma, che alla fine è praticamente un pre-show, un'anteprima alla puntata odierna di Impact, Before the Impact, BTI, tra cui cose del backstage, anche un match esclusivo, che ho avuto anche modo di dare un'occhiata. Comunque, per quanto riguarda la puntata, andiamo comunque a dire che nello show, come match inaugurale, abbiamo avuto, come vedete anche dall'immagine di video copertina, la difesa titolata di TJP, conosciuto ex in WWE come DJ Perkins, ha battuto Josh Alexander mantenendo il titolo X Division. Josh Alexander, che aveva vinto nell'evento di Impact Plus No Surrender il Revolver Triple Threat, quindi avendo di diritto la possibilità di sfidare subito il campione X Division, che se dovessimo paragonarlo a un titolo WWE potrebbe essere come il titolo intercontinentale, o chissà, magari al titolo degli Stati Uniti. Poi proseguiamo: Trey Miguel ha battuto Willie Mack, Daivari, Saisad, Matt Cardona, sconfitto Hernandez. Poi anche dopo il match c'è stato, diciamo, una sorta di battibecco tra quelli che sono effettivamente i due ex WWE, Matt Cardona e Brian Myers, con poi aggressione di Hernandez su Matt Cardona. Ricordiamo Matt Cardona, che in WWE era Zack Ryder, invece Brian Myers, che era Kurt Hawkins. Poi da menzionare anche dalla puntata la presenza di David Finlay e Juice Robinson, due protagonisti in un Japan Pro Wrestling che a debita a distanza, proprio letteralmente, sono andati a colloquio con gli attuali campioni di coppia maschili di Impact, ovvero i Good Brothers. Quindi i Finjuice, appunto David Finlay e Juice Robinson, hanno battuto il Reino Shum, Adam Tombstone e Luster the Legend. Daniel Dashwood ha sconfitto Neva. E nel main event della serata, main event proprio in classico stile Impact Old School Rules Match, Moose ha battuto Tommy Dreamer. Inoltre, non dimentichiamoci che la federazione ha ufficializzato il prossimo evento ufficiale di Impact Plus Monthly, che sarà Sacrifice, se non vado errato, il 13 marzo. Poi, diciamo, volevo dare una comunicazione di servizio, perché voi, diciamo, sapete il mio proseguo nel percorso di studio della patente europea del computer tramite remoto online. Quindi praticamente volevo darvi notizia che, anche perché oggi, diciamo, il ripasso odierno con il mio amico, diciamo che è
È andato così cosa, nel senso che comunque domani devo rivedermi la video lezione pre-registrata, quindi con questo vi voglio dire che domani mattina, diciamo, non avrò proprio possibilità di fare il video dedicato a NXT con lo show settimanale e a Dynamite dell'All Elite, presumo al pomeriggio, però credo di sì. Poi vabbè, venerdì giorno d'esame, quindi sicuramente all'80-90% proprio se ci sarà del tempo, pomeriggio massimo, prima serata, magari un video dedicato all'anteprima di SmackDown. Però ecco, fatevi questo nudo al fazzoletto, riferimento che domani mattina sicuramente non ci sarà nessun video, molto probabile invece al pomeriggio, come penso che magari nelle prime ore pomeridiane di oggi, le 14 o 14:30, possa pubblicare il video sulle anteprime di NXT All Elite Dynamite di quest'oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ricordandovi che se vi siete persi la diretta di ieri sulla mia paginetta Facebook, potete andarla a recuperare benissimo sulla mia paginetta Deluxe Television, quindi sapete i miei vari contatti, qui YouTube Nicola De Lucia, Facebook Nicola De Lucia o Deluxe Television. Quindi io vi rimando ai prossimi appuntamenti, poi ovviamente magari nel video ho detto magari prima serata di venerdì vi terrò conto anche dell'esito dell'esame che spero di superare, anche perché il modulo di Excel almeno per me è abbastanza tosto, è un po' pesanduccio, quindi diciamo che non mi andrebbe tanto giù il fatto di ripeterlo in caso di sbaglio, ma appunto appunto, incrociamo le dita che tutto vada bene. Quindi, buon proseguimento di giornata e buon proseguo di settimana. Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Intanto mi do anche un lato di concentrazione per l'esame di venerdì. Anche se è presto, vi auguro buon pranzo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!